Dopo aver rotto il ghiaccio nel 2015, il GM Europa Vini si prepara a vivere il proprio secondo anno di attività nel mondo del ciclismo continental. Cammini a passi svelti, mi piace la tua ombra, danza sulla sabbia, lascia un segno sulla terra. Una squadra di matrice abruzzese, un'età media di 23 anni, tanta passione per la bici e la voglia di far crescere i futuri campioni del ciclismo. Da lungo tempo viaggi, ma la tua meta è certa, hai fatto scelte audaci e ho visto quanto conta. Dopo una serie di piazzamenti molto buoni ad inizio stagione, lo scorso anno, la squadra ha rotto il ghiaccio in Francia, alla Rhône-Alpes-Isère Tour. Marco D'Urbano ha firmato il primo successo Black and Green al termine di una giornata infernale trascorsa sotto la pioggia. Tutta la mia vita è una folle storia e tutta questa voce canta una vittoria, il fuoco delle vene. Trascorso un mese, Filippo Fortin, capitano della squadra, riesce a rompere il ghiaccio. È il Giro della Slovacchia, la corsa dove il Veneto riesce a imporsi. Una volata regale per suggellare il secondo successo della squadra di patron Gabriele Marchesani. Tutta la mia vita è una folle storia e tutta questa voce canta una vittoria. La conquista delle maglie di leader della classifica giovani e della classifica scalatori con Andrea Cacciotti e José Tito Hernández al Giro delle Pesche Nettarine ha confermato la mission della squadra: far crescere i giovani e farli esprimere al meglio. Questa voce canta una vittoria, il fuoco nelle vene che cambia il male in bene. Oltre alle due vittorie, la squadra ha ottenuto anche 5 secondi posti. In Romania, Fortin si piazza alle spalle di Oscar Gatto a Sibiu, mentre in due corse slovene, il GP Adria Mobil e il Croazia Slovenia, si piazza alle spalle di Marco Kump. Con 2 terzi posti e oltre 20 piazzamenti nella top 10, il GM Europa Vini si prepara a vivere un 2016 da protagonista. Da giovane volevo una vita speciale, qualcosa che mi desse la spinta a continuare. Dopo una prima stagione più che soddisfacente, la squadra è rinnovata e pronta per nuove sfide. Tutta la mia vita è una folle storia. La crescita dei giovani è sempre l'obiettivo primario in un progetto che nasce in Abruzzo, terra dove si respira ciclismo in ogni strada. Questa è la mia luce e spezza.